Eugenio Sartorelli, buongiorno, benvenuto sulle Fonti TV e ben trovato. Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti. Insomma, stavo dando questo quadro un po' precario del nostro paese, per utilizzare un altro aggettivo, ma mettendolo a confronto un po' con il 2021, che invece secondo l'Istat è stato, anzi non secondo l'Istat, l'abbiamo visto anche noi, ovviamente un anno in cui si stava veramente accelerando la ripresa, anche complice il fatto che tutte le attività si sono riaperte, no? Dopo la crisi del Covid. E invece oggi, insomma, la panoramica, soprattutto per quanto riguarda il futuro, è ben diversa. Facciamo un discorso generale anche rispetto, sia rispetto alla macroeconomia, ma che sia rispetto ai mercati. Insomma, Eugenio, a te. Beh, allora, rallentamento, ci sono due motivazioni. Una la sappiamo, è la questione dell'Ucraina, ma l'altra è che ci sono settori che sono stati aiutati e con gli aiuti hanno ripreso e hanno ripreso anche meglio di prima. Penso, per esempio, al settore dell'edilizia che col 110% è ancora in forte espansione. E ci sono altri settori, per esempio, penso al turismo, che per tornare ai livelli precedenti devono ancora faticare molto e adesso con la questione dell'Ucraina avranno ancora qualche difficoltà in più. E la Banca Centrale Europea ha fatto capire che probabilmente non continuerà l'espansione e quindi adesso l'Italia deve incominciare a camminare con le proprie gambe e con un debito pubblico che già i falchi, ma giustamente, perché dicono perché voi avete un debito pubblico del 150-160%. E noi ce l'abbiamo dall'80, 90, 120 se si va sulla Francia. Non ci siamo. Noi vi diamo finanziamenti, però fate vedere un po' di buona volontà. Cioè, questo per il momento non è ancora così, ma dall'anno prossimo lo sappiamo che sarà così. E quindi il Certo. governo non può dare contributi a pioggia come ha fatto nel 2020, giustamente, e per buona parte del 2021. E quindi ci sono comparti dell'economia italiana che non ce la fanno a riprendere con le proprie gambe. No, no, Cioè, certo, ma non infatti ce la fanno come prima, ti come stavo prima. chiedendo proprio questa buona volontà, insomma, perché poi, sai, noi lottiamo sempre tra questa considerazione, ma non abbiamo buona volontà oppure davvero siamo arrivati a una situazione in cui davvero la coperta è troppo corta e non riusciamo più a disincastrarci da questo meccanismo un po' poco virtuoso, per non dire altro. Allora, mi ripongo la domanda in un altro modo. Ma faremo la fine della Grecia di Oh qualche anno mamma, fa? vabbè, sì, io volevo essere meno. Siccome oggi ho affrontato diversi argomenti, tra cui anche il mondo del lavoro, su cui io invece sono abbastanza scettica sempre e tendo a essere un po' poco clemente, allora volevo essere un attimino più cauta. No, vabbè, ma va bene, faremo la stessa fine della Grecia? Va bene, partiamo da qui. Allora, direi della fine della Grecia? No, la fine della Vabbè. Grecia non credo. Però il debito, cioè considerando che non siamo la banca centrale giapponese che tanto se ne frega di tutto, e non so se qualche giorno fa la banca centrale, no, settimana scorsa, ha detto che per mantenere il tasso basso del decennale è disposta ad acquistarlo in modo illimitato, che vuol dire in altri termini vado ancora in espansione monetaria. Ecco, la banca centrale giapponese lo fa e finché se lo può permettere, ben per lei, non so fino a quando. Invece l'Italia deve pensare che fa parte di una comunità e credo che, io non credo che, cioè la volontà perlomeno di fermare il debito, quella c'è. Quella di tornare indietro, cioè di arretrare sul debito, quello credo che sarà molto difficile. Allora, sì. No, c'è anche un'altra variabile, che adesso siamo in una situazione perfetta dal punto di vista politico, perché abbiamo dei tecnici, il primo ministro è un tecnico, e all'economia, alle finanze abbiamo dei tecnici. E quando ritornerà la politica, cioè l'anno prossimo, e questo è il grosso problema dell'Italia, la carenza di fiducia, che quando ritorneranno le varie beghe della politica, per quanto ci sia buona volontà da parte di buona parte della popolazione, e la politica magari ci sente molto meno, e la politica che ritornerà a governare, come è giusto, intendiamoci, è giusto così, no? Sì. I tecnici sono solo una parentesi, non possono esserci sempre dei tecnici, perché se no non lo possiamo definire una democrazia. Però credo che
Il problema, per quello l'Europa incomincia a fare le telefonate, dice ma guardate che non è che andiamo avanti all'infinito, perché vuole che comunque quando ritornerà tutto in mano alla politica vengano rispettati un minimo di impegni, che ripeto non sarà quello di una riduzione del debito, ma no, non quello di una continua espansione. E io penso che la maggioranza dei politici che ci sono siano responsabili su questo e ci sentiranno, non tutti ovviamente. Ma la maggioranza, sì, quelli più populisti ci sentiranno meno, non faccio nomi dei partiti, non è questa la trasmissione per farlo, ma la maggioranza, cioè quelli, i partiti più tradizionali, credo che su questo ci No, no, sentiranno no, e vabbè, ma saranno. ci sta perché effettivamente è vero. Peraltro Draghi ieri, dopo conferenza stampa, ha già un po' bacchettato i partiti politici, no? Dicendo che insomma bisogna mettere da parte un po' tutte le questioni più personali. Poi sa che io sono sensibile alla politica, quindi ne parlerei per ore, però dobbiamo parlare di altro. Però voglio dire, il tema della stabilità del governo che comunque abbiamo ora, rischia di essere minata poi da altre questioni più puramente politiche e partitiche, e ci fermiamo qui anche perché non è ancora il momento per affrontarle. E, allora, Eugenio, ti chiedo solo di controllare un attimo il tuo microfono, che non so se ti è finito, si sente un po' Ah. strano, però dov'è finito il tuo microfono? L'hai. Ho riprovato a Va bene, va bene. inserirlo. Comunque ti sentiamo. Era solo perché non sapevo, sai, magari nella fretta. Comunque, detto questo, cosa ne pensi di quello che ha detto Draghi? Vediamo se sorridi o no. Che se preferiamo la pace o il condizionatore accesi durante l'estate, visto che stiamo parlando di Draghi. Poi, naturalmente, cominciamo col nostro giro di Intermarket con te. Ma allora, allora, ha senso quello che ha detto, è che se fossi il suo consulente comunicativo gli avrei detto di usare parole un po' più prudenti. Cioè, faccio l'esempio, cioè, i populisti sono i primi a dire, eh sì, ma tanto tu Draghi a casa tua il condizionatore funzionerà sempre. Ah, Ecco, ok. magari l'avrei detto in una maniera un pochettino più moderata, però è giusto. Sul contenuto, sono perfettamente d'accordo. C'è un'altra cosa che ci stiamo dimenticando, cioè ci stiamo dimenticando. È giusto, adesso la questione è sulla Russia, ma io volevo aprire una parentesi sulla Cina. Se posso far vedere, cioè sulla Cina, anzi non lo Sì. faccio vedere, lo dico, no? La Cina adesso è in lockdown in tante zone e quindi ha una contrazione economica e mi sta bene. Però non mi sta bene. E questo non ce l'ho con la Cina, ce l'ho con i governanti della Cina, perché anche con la Russia non possiamo prendercela con i russi, ce la dobbiamo prendere con chi governa la Russia principalmente. E con la Cina, quello che dirò, lo dico, e penso sia condivisibile quello che dirò, dico i decessi in Cina, i decessi in Cina. I decessi in Cina per Covid sono fermi a 4.600 da aprile del 2020. Da aprile del 2020. Cioè, non possono continuare così a pensare che il resto del mondo se la beva queste cose, perché veramente è grave quello che fa la Cina, perché continuamente non avvisa il resto del mondo di quello che veramente sta succedendo da loro. Adesso va bene, siamo tutti preparati, ma a dicembre del 2019 non eravamo Eh preparati no, e loro l'hanno detto a certo. gennaio, l'hanno detto in ritardo. Perché sto dicendo questo? Perché finita la questione ucraina, la questione Cina, guardate che... Io già l'ho detto anche questa missione nei mesi passati, anzi nei 2 anni passati, guardate che Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Nuova Zelanda, Australia, non è che questa cosa se la sono dimenticata, poi l'Europa magari la dimenticherà, ma non se la sono dimenticata questa cosa, stanno solo aspettando che le acque si calmino per questa cosa, per dire alla Cina, adesso ci rendi conto di questa cosa qui. E la cosa grave è che stanno continuando. Perché hanno chiuso un sacco di città, ma non hanno decessi. Ma non è che, non deve, che è una questione di propaganda, è una questione di sanità mondiale. Non possono infischiarsene della sanità mondiale per motivi politici. Questa è una cosa che io ritengo gravissima, che adesso passa in secondo piano per la questione ucraina, ma ricordatevelo, la questione Cina è la questione fondamentale che ritornerà preponderante. Preponderante appena... La piccola cosa dell'Ucraina, non sto dicendo piccola per sminuirla, ma rispetto a quella che potrebbe fare la Cina, è veramente piccola quella che sta facendo No, no, la chiaro, Russia nei ma è confronti chiarissimo dell'Ucraina. dove vuoi arrivare, Eugenio, assolutamente sì. Non è risolto, ecco, quel problema non è risolto. Perché gli Stati Uniti in questo momento dicono all'Europa cerca di sbrigartela un pochettino
sulla Russia, io ti do una mano, ma sbagliata tu. Perché gli Stati Uniti, ma già con Obama, si stanno spostando sull'Asia, si stanno spostando, ma anche come basi militari, si stanno spostando sull'Asia, stanno aumentando le basi in Corea e in quelle zone lì. Ma perché devono arginare la Cina? Devono arginare la Cina non solo per una questione di egemonia economica, ma perché la Cina è questa. Cioè, hanno una pandemia e non lo dicono. Cioè, è una monarchia, chiamiamola così, un'oligarchia, e No, con no, no, l'oligarchia chiaro, si fa i fatti. mi verrebbe da dire che è ovvio che poi questa cosa è emersa in tutta la sua gravità proprio a causa del Covid e nell'aver tenuto nascosto delle informazioni che avrebbero potuto essere Soltanto. preziosissime e soprattutto che avrebbero potuto cambiare lo scenario internazionale, perché poi sappiamo tutti bene cosa è successo a livello mondiale con il Covid, ma insomma, però mi verrebbe da dire così che lo sapevamo già, no, Eugenio? Cioè non è una novità, ripeto, poi è chiaro che quando c'è qualcosa, no, che cambia gli equilibri mondiali e che proviene da un chiamiamolo errore, per essere un po' morbidi, in questo caso lo so, non è un errore, è stato voluto però No. dalla Cina, dico, allora ci poniamo il problema ancora in modo più evidente, ma si sapeva già. Eh sì, però cioè, se si sanziona la Russia perché crea dei morti, cioè la Cina, arrivando in ritardo, ha creato dei morti in tutto il resto del mondo. Perché se noi ci preparavamo prima, quante vite umane si potevano salvare? No, 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 ma E quindi certo, la Cina certo, è quello che. va punita su questa cosa. Quindi, finita la questione dell'Ucraina, ve lo dico non perché ritengo giusto o sbagliato questa cosa, non è importante. Avviso solo tutti i presenti, tutti quelli che ascoltano, che guardate, la questione Cina e il mondo, soprattutto anglosassone, perché l'Europa è sempre un po' lì a metà, ha sempre un po' paura, ma il mondo anglosassone è lì pronto. E poi c'è la Gran Bretagna, che si è sganciata dall'Europa e ormai arriverà il dollaro inglese, perché ormai sta diventando un'area. Guardate che sulla questione di Hong Kong, non se l'è dimenticata. E l'Australia, il fatto che c'è stato un fortissimo attacco a tutti i loro sistemi informatici del governo, e il governo australiano ha detto viene dalla Cina. Questo è accaduto nell'estate del 2020. E non se la sono dimenticata questa cosa, stanno solo aspettando il momento, e arriverà, e arriverà. Certo. E sarà, secondo me, molto più pesante di quello che sta accadendo, delle sanzioni che vengono fatte alla Russia, sarà molto più pesante. Arriverà quando probabilmente l'economia sarà un po' più stabile, quando la questione del Covid sarà, non dico Vabbè, dimenticata, ma sarà messa. così ci arriva la mazzata ulteriore, voglio Arriva, dire. no, ma arriva È un po' perché è. come adesso, no? Stavamo parlando appunto di ripresa e poi è arrivata la guerra e ha bloccato tutto, bloccato, peggio, perché ha portato al ribasso poi le previsioni, qui non è solo un blocco, ma è un peggioramento evidente, senza contare quello che potrebbe succedere, quindi c'è il ciclo, diciamo che è un ciclo continuo a questo punto, però insomma, vabbè. Ma tra l'altro c'è un dato, proprio oggi è uscito un dato, magari molti non lo considerano importante, però in questo momento è importante. Stanotte è uscito un dato della bilancia commerciale australiana. L'Australia è un esportatore netto di materie prime. Ebbene, il dato è stato nettamente sotto le attese, ed è stato, erano 11,78 billion previsti, ne sono stati 7,4. Quindi non dico la metà, ma il 40% in meno. 40% in meno delle previsioni. Questo cosa vuol dire? È un dato molto importante, non è sempre un dato importante, adesso è importante perché, visto che è stato molto sotto le attese, vuol dire che è vero, c'è un rallentamento dell'economia mondiale. Ricordiamo che l'Australia è lontana dall'Ucraina, è lontanissima dalla questione della Russia, ma esporta in tutto il mondo, soprattutto nell'area asiatica, che è sempre l'area asiatica, è lontana, per quanto la Russia, la maggioranza della Russia sia nell'Asia, a quello che sta avvenendo è nella Russia europea. E però l'Australia, questo del bilancio commerciale esterno, ci dice che è vero, perché della Cina magari non ti fidi tanto quando c'è il dato manifatturiero, il PMI manifatturiero sotto 50, non ti fidi perché dico, ma chissà che dati stanno dando. L'Australia, i dati che gli danno sono veri. E quindi c'è la conferma. Bisognerà vedere anche quello del Canada, altro grande esportatore di materie prime, ma se anche il Brasile, altro grande esportatore. Quando questi incominciano ad avere una bilancia commerciale che scende come esportatori, e questa è una conferma inequivocabile Ok. del rallentamento dell'economia mondiale, che evidentemente c'è,
E purtroppo è più forte in Europa nei paesi ovviamente vicini alla questione del conflitto. Cioè, l'allentamento c'è e questo conferma dell'Australia ce lo dà in maniera netta. Certo, assolutamente sì. Allora Eugenio, no, no, grazie, sono notizie che bisogna sempre mettere in evidenza. A questo punto andiamo a vedere un po' se sei d'accordo anche con i tuoi grafici, un po' di Sì. Intermarket, visto che insomma tutto è in relazione, che cosa sta accadendo. Sì, metto in condivisione, vediamo un po' i nostri grafici. Iniziamo ovviamente sempre prima, magari tolgo la telecamera che non serve. Ok, dopo Eccoli però rimettila qua. quando chiacchieriamo, ma adesso va bene così, vediamo il grafico. Allora, iniziamo dall'S&P 500 e ve lo faccio vedere anche dal punto di vista ciclico e poi lo mettiamo in correlazione con gli altri strumenti. S&P 500, abbiamo visto che non siamo arrivati distanti dai massimi assoluti, che sono 4.800, siamo arrivati sopra 4.600. Adesso è una correzione ciclica, ve lo faccio vedere. Questa correzione è assolutamente fisiologica, ve lo faccio vedere con le mie strutture cicliche, che alle volte sembrano cose un po', come si dice, campate in aria, ma questa è la struttura ciclica. La linea verde è il grafico che vi ho fatto vedere prima, cioè l'S&P 500. La linea bianca è la mia struttura ciclica su cui sto ragionando. Non guardate la pendenza, guardate solo il fatto che ci sta una correzione. Non mi aspetto che l'S&P ritorni sotto i minimi precedenti, che era 4.100. È una correzione fisiologica prima di un nuovo carico, perché c'è la stagione dei dividendi. E la stagione dei dividendi vuol dire che non saranno abbandonati i titoli, soprattutto quelli con buoni dividendi, soprattutto nell'area americana dove sta confluendo molto denaro. Perché sta confluendo denaro lì? Perché è un'area più sicura. Tra l'altro, a conferma di questo, andiamo a vedere del fatto che sta arrivando denaro in America, un po' da tutto il mondo, ce lo ricorda anche il dollar index. Guardate il dollar index cosa sta facendo. Il dollar index sta facendo nuovi massimi di periodo, non nuovi massimi assoluti, ma nuovi massimi comunque elevatissimi. E questo la Fed dovrà tenerne conto. Cioè il dollar index gli dice: guarda che c'è gente che sta comprando dollari, perché con quei dollari si compra le azioni americane, che vengono considerate più sicure in questa fase geopolitica, e si prende i bond americani. E perché si prende i bond americani? Ha ragione, c'è un europeo ancora dei rendimenti ridicoli, e anche nel resto del mondo. I bond americani intanto sono molto più sicuri anche per una questione geopolitica, ma andiamo a vedere il rendimento continua a salire. Adesso questo dovrebbe essere aggiornato, vediamo se riesco a aggiornarlo proprio oggi, però insomma siamo sopra il 2,5%. È ancora poco rispetto all'inflazione. È chiaro, l'inflazione ormai, quella curva viaggia intorno al 5%, quella curva in America anche di più. E però, rispetto a rendimenti risicati come quelli che abbiamo in Europa, o rendimenti maggiori in altre parti del mondo, ma con rischi enormi, ricordiamoci che dal punto di vista dei bond c'è un forte rischio che non è legato al fatto che la Russia potrebbe andare in default. La Russia può andare in default, ma di fatto può assolutamente rimediare. È che potrebbe, per il blocco che c'è, potrebbero andare in default alcune società della Russia e i bond di queste Quindi la Russia aziende. ne uscirebbe comunque con la testa alta. Allora, per quello governativo sì, però come si dice, sanzioni che sono state messe potranno mettere in difficoltà il debito di alcune società russe, e il debito di queste società ce l'hanno in mano anche delle banche occidentali. Allora, questo sta creando un po' di maretta nel mondo dei bond, soprattutto corporate. E ricordiamoci che Evergrande, e anche qui la Cina ha vaghe comunicazioni che non ce ne dà, non sappiamo ancora Evergrande bene, la salvano, non la salvano, entra il governo cinese. Cioè, la questione di Evergrande è ancora lì. Quindi sul mondo corporate c'è ancora molta diffidenza. Allora, tanto denaro va sul corporate americano o sui bond governativi americani, che stanno comunque salendo come rendimenti, non a sufficienza, ma stanno salendo. E quindi quello che volevo dire è che denaro, cioè il dollar index, dal punto di vista intermarket, sta salendo anche per questo motivo, perché ci si fida di più del mondo dollaro dei bond, mondo dollaro americano, non dollaro fatto da altre nazioni, cioè il corporate americano e i bond governativi americani.
che probabilmente con la prossima riunione della Fed avranno un ulteriore scatto verso l'alto, perché la Fed ce l'ha già detto, l'ha telefonato in tutti i modi, ce l'ha detto che la prossima volta aumenta dello 0,5 i tassi, e quindi i rendimenti del bond governativo già si stanno adeguando, ma probabilmente saliranno ancora. Quindi tutto il mondo dei bond in dollari sta aumentando. Ora, dal punto di vista intermarket, c'è una cosa molto grave, grave per chi non ha i dollari, che è il dollar index che sta facendo nuovi massimi. Vuol dire per noi europei, vuol dire per gli indiani, vuol dire per i brasiliani, vuol dire per tutto il mondo che non usa dollari, vuol dire che le materie prime le paga sempre di più. Questo vuol dire. Cioè noi abbiamo una doppia inflazione, due ne abbiamo di inflazioni, noi come europei e tutti quelli che non hanno i dollari. Adesso ti faccio vedere il CRB Index, eccolo qua. Così andiamo avanti con la nostra struttura intermarket. Il CRB Index, cioè adesso è fermo da qualche giorno, però guardate voi che ultimo balzo che ha fatto da quando è venuta fuori la questione ucraina. Ha fatto un balzo del 30, 20% circa, sì, 20%, sì, circa 20%, un poco meno del 20%, e adesso è ancora lì. Quindi CRB index vuol dire materie prime che costano. Come le paghi le materie prime? In dollari. Quindi è doppia inflazione. Per l'Europa è doppia inflazione questa. E questo mette ancora più in crisi non solo l'Europa, ma tutti i paesi che ragionano, cioè tutti i paesi che non hanno i dollari. Quindi si sa che quando le materie prime salgono così e il dollar index sale così, mette in difficoltà anche tutte le economie emergenti. Ah E certo. ecco perché il rallentamento mondiale. Cioè, il rallentamento mondiale non è solo una questione dell'Ucraina, ma del fatto che a catena ci sono state tutta una serie di reazioni che hanno portato le materie prime a crescere, il dollaro ad essere la moneta più forte al mondo, e questo mette in difficoltà tutte le economie che devono pagare in dollari, perché Materie prime dicono che già erano cresciute prima, insomma, quindi esattamente. giustamente tu dici non è solo la guerra, che ovviamente non può far altro che amplificare tutto Accelerato, quanto, esattamente. certo. Amplificato, e quindi questo è il rallentamento dell'economia mondiale, è legato anche a questi fattori a catena. E è una cosa che io che vi dico apertamente, cioè la Fed adesso aumenterà i tassi e andrà verso probabilmente una stretta monetaria. Però il dollaro forte cominceranno anche le varie aziende americane o un po' di populisti americani, tra cui il buon Trump, diranno: ma col dollaro così forte come facciamo a esportare? E io cominceranno a rompere le scatole alla Fed, che secondo me a un certo punto questa stretta monetaria dirà: va bene, dai, ho scherzato, mi fermo qua. E credo che Ah, ormai. credi che arriverà a fare a fermarsi? Sì, si ferma, cioè, no, nel senso che non farà una nuova espansione monetaria, Ah, però si no, ferma. ok, Si perdonami. Sì, ferma scusami. per difendere, cioè fa un po' come la banca centrale di Svizzera. Certo, La no, banca chiaro, chiaro. centrale di Svizzera difende il franco, nel senso lo difende in maniera opposta, lo Certo. No, difende avevo capito dall'eccessiva male forza. io, perdonami. Sì, chiaro, chiaro. E quindi fermerà la sua ritirata, e quindi il fatto di voler fare una contrazione monetaria, una contrazione, scusate, monetaria, esatto, una contrazione, e quindi una riduzione degli asset, si fermerà, credo. Poi perché anche l'economia americana, per quanto comunque vada meglio della maggioranza delle economie mondiali, con un dollaro forte va un pochettino in difficoltà. Non è che succederà a giugno, ma secondo me, dopo finite le due prossime riunioni, che dovrebbero essere una a maggio e una a giugno, credo che già dall'estate in poi, secondo me, proprio per questa questione del dollaro forte, si potrà perlomeno, non dico rallentare, ma fermarsi in attesa delle riflessioni. È una mia ipotesi, però lo dico sulla base proprio di un grafico così devastante come questo. E aggiungo, sempre dal punto di vista intermarket, c'è un altro grafico che è molto legato poi a quello che abbiamo visto prima, dollaro-yen. Cioè, guardate il dollaro-yen cosa sta facendo. Cioè, questo sembra il petrolio, sembra il prezzo del petrolio. Cioè, c'è lo yen rispetto al dollaro, che proprio, cioè, non li voglio più gli yen, toglietemeli dalla vista, ma hanno ragione.
Perché hanno ragione chi opera sul mercato, il mercato del Forex? È perché la banca centrale americana stringe, la banca centrale giapponese, come ho detto poco fa, allarga ancora, l'ha detto. E allarga ancora, e anche qua, perché si parla che forse anche la Banca Centrale Europea, io credo che non lo farà, vi faccio vedere, vediamo un po', Sì. l'avevo preparato, preso dagli Ardenia Research, vi faccio vedere dove l'avevo messo. Dopo ci Eccolo qua. sono anche dei messaggi per te, ma finiamo tutto il nostro Sì, bel giro, tanto questi abbiamo ancora un po' di sono, tempo. Sì. abbiamo i total asset delle principali banche centrali. Anzi, ve lo faccio vedere per questo rispetto al PIL, eccolo qua. Guardate i total asset. Allora, la linea gialla è la Banca Centrale Cinese, che rispetto alle altre fa ridere, cioè ha fatto un'espansione monetaria dal 2020 piccolissima. Quindi, se adesso veramente, come dicono, sono in difficoltà per il Covid, la Banca Centrale Cinese si è tenuta ancora delle fish da giocare. Ce l'è ancora e quindi potrebbe continuare questa espansione monetaria che sta facendo lentamente, però vedete che da fine 2021, guardate la linea gialla, la Banca Centrale Cinese dopo un anno, cioè da metà 2020 fino a metà 2021, che è stata ferma, è in espansione monetaria. Aggiungo, Ok. la Banca Centrale Giapponese, dopo l'ulteriore espansione monetaria, ha ridotto un pochettino gli asset. Ma adesso è pronta di nuovo ad aprire i cordoni. Quindi l'unica che sta stringendo, che stringerà, è la Fed, che qui non si vede perché sono solo dati fino a fine 2021. È la Fed che forse stringerà e quindi questa curva andrà verso il basso. L'Europa, guardate che fish si è giocata, quella che ha avuto l'espansione maggiore, cioè il picco maggiore, guardate la linea blu che cosa ha fatto dal 2020 l'Europa, è enorme. Io dico che non andrà in riduzione, si fermerà perlomeno in Europa, ma la riduzione no. Quindi, quando si dice ma i mercati potrebbero fermarsi per una riduzione della liquidità, per il momento probabilmente lo farà solo gli Stati Uniti. La Cina allarga, il Giappone allarga, l'Europa probabilmente sta ferma e l'unica che riduce è gli Stati Uniti. Aggiungo che pochi giorni, 2 giorni fa, l'Australia ha mantenuto il tasso di sconto allo 0,10 e si aspettava invece che l'aumentasse, 0,10 se non ricordo male, si aspettava invece che l'aumentasse. Quindi gli Stati Uniti e la Gran Bretagna sono gli unici che stanno aumentando i tassi e cercando di ridurre i tassi. Non è un fenomeno mondiale. Questo vuol dire che potenzialmente liquidità c'è ancora in giro e quindi potrebbe essere che, ma come è successo con la fase Covid, tanti rallentamenti, economia addirittura con la fase Covid che non solo è andata in recessione, ma i mercati continuavano a salire. Adesso rallentamento dell'economia mondiale, ma i mercati perlomeno non correggono perché liquidità ce n'è ancora tanta. Questa è l'idea. Questa è l'idea. E quindi, insomma, un amico, per esempio, che sta seguendo proprio la tua analisi Intermarket, così ti leggo anche qualche messaggio, Gino dice, va bene, con questo scenario, quindi come posizionarci sul mercato? Cioè, cosa guardare in questo momento e soprattutto che cosa attenderci? So che sono probabilmente anche cose che hai già detto, però, insomma, se volessimo dare un suggerimento così flash da mettere sul tavolo adesso. Allora, dobbiamo considerare, tanto che l'area dollaro è quella più forte, ma il problema è che se vai sull'area dollaro per noi europei, comunque ti giochi a rischio cambio e non da poco. Dobbiamo considerare l'inflazione elevata e dobbiamo considerare un'altra cosa importante, siamo nella stagione dei dividendi. Dove in Europa i dividendi mediamente sono più generosi rispetto a quelli americani. Quindi, vi dico quello che sto facendo io, quindi senza dire cosa, dico quello che sto facendo io. Sia a livello di investing sia a livello di trading, ma diciamo più di investing. Io tutti i titoli che danno buoni dividendi, vedi la classica Intesa San Paolo, Sì. per intenderci, me li tengo, perché finché non vengono staccati i dividendi, è più probabile che tutti i gestori si tengano quei titoli. E quindi mi tengo, oppure vado a cercare titoli nell'arco europeo, ma anche nell'arco americano, che danno dei buoni dividendi, giusto per dire una percentuale, devono essere almeno sopra il 3% del valore dell'azione, cioè il dividendo distribuito deve essere almeno il 3% del valore dell'azione. Ecco, quelli sono titoli, poi più sono alti, più potrebbero avere delle salite, perché i gestori stanno cercando proprio quei titoli, cioè titoli che danno alti dividendi,
e che sono poco indebitati. Quindi ci sono dei siti online, li trovate, che vi fanno questa cernita di questi titoli, cercateli, basso debito. Perché basso debito? Perché con i tassi, con l'inflazione e comunque con i tassi in aumento, i tassi reali, che comunque devono aumentare, cioè anche se il tasso di sconto europeo è basso, le banche, se aumenta l'inflazione, non è che ti tengono i tassi così bassi, un pochettino te li Te aumentano, sto aumentano, parlando di beh, quelli europei, certamente, giustamente, certamente, perché rischiano di più per la questione dell'inflazione. Quindi il fatto che comunque i tassi richiesti, i tassi reali aumentano, vuol dire che le aziende indebitate sempre di più potrebbero entrare in difficoltà. Quindi cercare società con basso indebitamento o comunque sostenibile e alti dividendi. In America ce ne sono, non tantissime, e chiudo la parentesi, in America io trovo sempre veramente poco accorto, per non dire scandaloso, che società come Microsoft, come Apple, come Alphabet, cioè Google, diano dei dividendi che siano lo 0,5, 0,6, 0,8 del valore di mercato dell'azione, quando hanno degli extra profitti mostruosi. E io mi chiedo, ma che cosa se ne fanno di tutta questa liquidità? Ma che cosa se ne fanno? Ma dateli all'economia, cioè dateli agli azionisti. Questa è una cosa che veramente non capisco. E trovo poco accorta nei confronti dei proprietari, che sono gli azionisti. Oh, beh, certo, che dovrebbero avere più ritorno, insomma, Esatto, diciamo. soprattutto se hai Sì. degli extra dividendi, se hai degli extra profitti. Se ne hai Certo, pochi va certo. bene, Perché ma appunto il problema quindi non è che non anche c'è liquidità, ma che questa liquidità non viene sfruttata, insomma, perché. questo è un Esatto, po'. cioè, lo dico in un altro modo: se la Fed toglie un po' di liquidità, voi che siete delle banche, perché di fatto Google, Amazon, così sono delle banche, hanno della mostruosa, ma mettete un po' più in giro, no? Avete degli utili mostruosi, mettete un po' di liquidità in No, no, giro, dateli ai chiarissimo. vostri azionisti. Questo Chiarissimo. è il punto. Guarda, altro messaggio di Federico mi dice, cioè mi scrive, mi piacerebbe sapere cosa ne pensa Sartorelli del settore auto, che a proposito di aiuti presto dovrà riceverli sia in Italia che in Germania, e poi come vede il regolare incremento sugli storni di titoli come Mercedes in Germania e Stellantis in Italia. Insomma, settore auto. Allora, prima del settore auto volevo parlare di un settore parente, che è il titolo Iveco. Va bene, Il titolo certo. Iveco che scende e basta. E dopo che ha fatto la separazione della CNH. Ecco, il Sì. titolo Iveco è una brutta gatta da pelare, perché ha perso il 50% del valore. Ed è comunque nel settore automotive. Quindi, questo per ricordarci che ci sono settori che fino a poco fa sembravano andare bene, che si accorgono che l'economia non va più così bene e quindi scendono. Ora, invece, se si va a vedere, forse ho tolto la condivisione, no, c'è ancora. Se andiamo a vedere il titolo Sì. Stellantis adesso, lasciamo perdere Iveco, che segue il fatto che il mercato è in difficoltà. Stellantis, se uno va a vedere il grafico del lungo periodo, siamo ancora sopra i massimi pre-Covid, anche se i massimi pre-Covid non c'era ancora stata la fusione, però si tiene conto dei concambi e tutto. Quindi Stellantis è in correzione, ma ricordiamo che è un settore in difficoltà. Allora, per quanto riguarda gli aiuti governativi, ci saranno, e però quando ritorneranno, i governi ritorneranno a ragionare con dei bilanci un po' più piccoli, meno gonfiati dai soldi della BCE, io gli chiedo a Stellantis: scusa, ma tu quest'anno devi ridare 3 miliardi, l'anno scorso ne hai dato un altro di 3 miliardi, e mi chiedi aiuti? Perché dai tutti questi dividendi? Perché mi chiedi? Ecco, quindi considerate questa cosa, che non è che chi sta al governo è cieco di fronte a queste cose. Quindi, secondo me, è un mercato, è mia opinione, è un mercato sopravvalutato, che rimarrà ancora per un po', perché è ancora molto comprato, ma prima o poi si dovranno fare i conti con l'economia reale, cioè sul fatto che si vendono poche auto anche per la questione di microchip, anche perché c'è un rallentamento economico, perché ci sono i microchip aziendali. Quindi, per chi ha questi titoli, Volkswagen e così via, Mercedes e così via, io
Vi consiglio, diversificate, non diversificate solo in quel settore, ma prendete altri No, settori. no, 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 beh, la Comunque diversificazione completa, certo, andare diversificate anche in quel settore a... comunque, non puntate solo su Mai Stellantis, puntate su mettere... 4-5 titoli perché non c'è spazio per tutti questi attori. Qualcuno Ok. dovrà cedere e non si venderanno tutte queste auto elettriche. È pura, è una cosa ipotetica che si venderanno queste auto No, no, elettriche. certo, mai Oppure... mettere le uova nello stesso paniere, no? Si dice così, Sì, quindi andare è a... sopravvalutato, è un settore sopravvalutato quello. Certo. Malgrado come si dice, la correzione che è stata fatta, io lo ritengo ancora sopravvalutato, ma credo che lo rimarrà ancora per quest'anno. Ok, Eugenio, allora togli per un istante la condivisione perché volevo sottoporti l'ultimo spunto della giornata, ma voglio vedere che faccia fai quando te lo dico. Poi andiamo a condividere ancora sicuramente. Chiedo anche alla mia regia di far uscire in contemporanea il titolo. Allora, il nuovo mondo. Aspetta, adesso arriva anche la strap. Ecco, pagheremo tutto in Bitcoin e con questo mi fermo perché tanto sai dove voglio arrivare, vista la situazione, insomma, appunto, sempre contingente, eccetera, eccetera. Vediamo, stai già sorridendo perché mi rispondi di sì, finalmente il Bitcoin avrà una sua, come dire, una sua consacrazione, se vogliamo dire così. Allora, io vorrei farvi vedere, non, allora, ipoteticamente facciamo finta che apro Sì. il mio telefono e vi faccio vedere il mio wallet, dove vi faccio Sì. vedere tutte le mie ultime 10 transazioni in Bitcoin che li ho fatti col mio fruttivendolo, Sì, che mi accetta ricordo che ce pagamenti in l'avevi Bitcoin. detto, certo. Esattamente. Quindi già qualcuno se n'è accorto che si possono usare Ma in scusa, però Bitcoin. ti posso chiedere, ma quante persone pagano in Bitcoin? Ok, il tuo fruttivendolo accetta pagamento in Bitcoin, d'accordo. E sappiamo che si può già utilizzare il Bitcoin, Certo. ovviamente no, non ovunque c'è chi mette a disposizione questa modalità di pagamento, ma quanti pagano in Bitcoin? Tu? Allora, ancora pochi, quindi quello che c'è scritto che tu mi hai fatto vedere è pura utopia. Il pagamento di Bitcoin sarà un'alternativa. Sarà un'alternativa utile perché è molto se cioè è una moneta, è un dollaro, potremmo definirlo il dollaro della rete. Però nel momento in cui viene accettato dalla rete, te lo accetta qualsiasi, te lo può accettare qualsiasi utente, qualsiasi fornitore, qualsiasi negoziante. È solo questione di tempo. Quindi non ci saranno solo pagamenti in Bitcoin, assolutamente. Tra l'altro il Bitcoin ha anche delle transazioni lente, è più un'unità di valore. Cioè un po' come il Bitcoin è un po' come se io andassi in un negozio a pagare in oro, se vogliamo. Sì, Perché sì. non, è più un'unità di riserva. Però, vi dico quello che io mi aspetto, quello che succederà, sicuramente ci saranno i pagamenti in Bitcoin, saranno scusate, nelle principali criptovalute, tra cui Ethereum, le transazioni di Ethereum sono molto più veloci, allo stesso Litecoin è molto più rapido di Bitcoin. Ma al di là di questo, sicuramente ci saranno molti più pagamenti in criptovalute, è solo questione di tempo. E aumenteranno quando ci sarà una regolamentazione. Quando gli stati faranno un minimo di regolamentazione su questo, poi ci saranno sempre di più incentivati a utilizzarle. Però detto questo, cosa mi aspetto che farà il Bitcoin? Penso che diventerà il gold standard delle criptovalute. Ovvero, tu vuoi aprire un nuovo token o una nuova criptovaluta? Ebbene, puoi emetterne solo se hai a riserva tot Bitcoin. Esattamente come c'era il gold standard fino al 70, 71, 72 sulle tutte le valute. Cioè tu potevi emettere tot sterline, tot marchi, tot lire, solo se avevi a riserva un tot di oro. Ecco, secondo me questo sarà il futuro del Bitcoin. Uno dei futuri principali. E potete immaginare quando, se verrà utilizzata questa cosa, ma altro che 100.000 dollari arriva, ma Ah 100.000 no, dollari vabbè, lo vede certo, dall'alto al questi basso. fatidici 100.000 dollari che sono stati ipotizzati più volte, ma che insomma Sì. poi si era detto che realisticamente avrebbero avuto bisogno di ulteriori spinte, no? E questa, beh, questa sì, anche perché se non raggiungessi 100.000 dollari con un aumento di pagamento proprio col Bitcoin, non li raggiungerebbe più, insomma, mi immagino, Vabbè, no? Quindi, minimo. No, ma potrebbe essere il market mover, è quello che stiamo aspettando da molti mesi, cioè che la SEC si sveglia perché Ah, vabbè, gli ETN che hanno aperto, che hanno concesso prima a ottobre, novembre e poi successivi, sono degli ETN o ETF, adesso non mi ricordo se sono ETN o ETF, con il sottostante che è il future sul Bitcoin, che non è trattato, è ridicolo.
la SEC non ha ancora dato la concessione di aprire degli ETN che hanno come sottostante il Bitcoin e Ethereum fisico. Quello è un prodotto veramente da investimento che in Europa c'è già, c'è sul mercato di Londra, c'è sul mercato canadese, c'è sul mercato australiano, manca solo agli Stati Uniti. Capite che con i risparmiatori americani che avessero a disposizione questa cosa qui a Wall Street e fate solo lo 0,1%, 0,1% del risparmio americano che va verso Bitcoin e Ethereum, ma anche meno, 0,05. Ma vuol dire un rialzo, ma lo butto lì proprio a stima, non, dovrei, a, con i calcoli si poteva fare, ma vuol dire un rialzo, ma almeno il 20-25% per Bitcoin e Ethereum. Solo per questo motivo, solo per questo motivo. E questa cosa, secondo me, entro l'anno accadrà, perché si è accorta la SEC che agli investitori non gli interessa quel prodotto che loro hanno consentito, non è quello che gli interessa, vogliono un prodotto che abbia come sottostante il Bitcoin e Ethereum fisico, perché è giusto così, Va bene. quello deve Allora, senti, io farò un giro dal tuo fruttivendolo con te, se sei d'accordo, e proverò l'ebbrezza di io non ho mai pagato niente in Bitcoin, lo ammetto, ma insomma c'è sempre una prima volta e magari documenteremo anche questa mia prima volta, perché no? Va bene, Eugenio, ti saluto, grazie mille, siamo stati anche un po' più del solito perché era doveroso fare un bel viaggio, diciamo così, nei mercati in questo momento con tutti i punti interrogativi che abbiamo posizionato lì e che sicuramente poi analizzeremo ancora con te. Quindi grazie, come sempre, per la collaborazione. Ti seguiamo sui tuoi canali e a settimana prossima sulle Fonti TV. Grazie Manuela, buongiorno a tutti. Grazie, grazie, grazie.